Questa mattina a Rimini Fiera è stata presentata alla stampa nazionale ed internazionale la seconda edizione di Tecno Domus, che nel 2010 amplia il proprio brand assumendo la denominazione di Salone dell'Industria del Legno per l'Edilizia e il Mobile. Due le principali novità, la durata e il periodo. Infatti quest'anno Tecno Domus si articolerà in 5 giornate da martedì a sabato 24 aprile e si terrà a ridosso della chiusura del Salone del Mobile di Milano. Preferisco presentarla come vera prima edizione di Tecnodomus, perché l'edizione di anno scorso continuo a chiamarla l'edizione zero. Andò benissimo l'anno scorso, sia in termini di visitatori che in termini di espositori, però dal punto di vista economico naturalmente ha rappresentato un punto non positivo. Come andrà quest'anno? Beh, intanto la data l'abbiamo scelta in modo che un visitatore straniero possa contemporaneamente visitare il Salone del Mobile a Milano e contemporaneamente Tecnodomus a Rimini, cogliendo quindi questa necessità del visitatore. Abbiamo già in casa 37.000 metri quadrati di espositivo, pensiamo di superare i 40.000 e pensiamo di superare le 200 aziende. Non solo le manifestazioni si misurano in termini di quantità, sia ben chiaro, e qui già le quantità, le dimensioni sono ragguardevoli. In questo caso credo che dovremo parlare in modo particolare di qualità, perché le grandi aziende, quello che fanno il cuore del sistema, dall'SCM alla BAS, alla CEFLA di Imola, che rappresentano il 50% del mercato, saranno qui a Rimini e saranno la punta di diamante. Io credo che sarà un successo. L'architettura di progetto rimane sostanzialmente quella, con un grande focus sulle macchine per la lavorazione del legno. La prima novità è una buona risposta del mercato per quanto riguarda i materiali come PVC e alluminio. Avremo un padiglione dedicato al legno in edilizia, primo anno, quindi prima novità molto importante. Le novità principali saranno sul cambio di data, ci spostiamo in aprile per legarci al Salone del Mobile di Milano, che sarà ci auguriamo, un vantaggio per chi visita, verrà a visitare il Salone del Mobile e immediatamente potrà venire a Rimini a visitare anche Tecnodomus. Non ultimo la parte estera, che sarà molto importante dal lato dei visitatori, quindi già l'anno scorso abbiamo avuto buoni risultati, un 28% se ricordo bene, contiamo, speriamo, auspichiamo di migliorarla. Durante la conferenza stampa parlava proprio di questa idea di volersi allargare in qualche modo, non solo in Europa ma anche nel resto del mondo. Beh, già l'anno scorso abbiamo avuto presenze da Stati Uniti piuttosto che Medio Oriente, ovvio che quest'anno giochiamo una carta importante, una carta in un anno duro, però abbiamo investito molto su mercati come l'Est Europa, come il Nord Africa e come ovviamente tutto l'overseas, dal Brasile, il Sud America particolarmente, Stati Uniti tantissimi e ovviamente anche il Medio Oriente, perché è un mercato che ovviamente ci interessa.